Sventata una rapina in banca questa mattina a Sapri, due giovani malviventi a volto scoperto si sono introdotti nell'istituto di credito di fronte al municipio, il Monte dei Paschi di Siena. Scavalcato il bancone, uno dei due rapinatori ha preso di sorpresa un'impiegata della banca e sotto minaccia di un taglierino l'ha costretta ad aprire la cassaforte. Velocemente i due giovani hanno raccolto il bottino in un sacchetto, ma proprio durante l'azione intimidatoria sono stati notati da alcuni clienti del bar adiacente al Monte Paschi che hanno dato l'allarme. Immediatamente i rapinatori per strade diverse hanno tentato la fuga verso il lungomare, ma grazie al tempestivo intervento di un poliziotto armato e di una volante dei carabinieri sono stati fermati, uno sulla seconda passeggiata e l'altro più lontano nei pressi della pompa di benzina. L'accaduto ha richiamato sul posto i vigili urbani, i carabinieri, la polizia stradale più una folla di curiosi che ha assistito alle prime fasi dell'indagine. Presso la sede della polizia sono stati interrogati due uomini, mentre i carabinieri questa mattina hanno raccolto le testimonianze dei dipendenti della banca e dei due clienti presenti durante la rapina.